Benvenuti da Basket Italy, il sito di informazione sul basket italiano, europeo e sulla NBA. Io sono Nicolò e vi do il benvenuto in quattro chiacchiere con Basket Italy, questo nostro nuovo format che a partire da questa stagione faremo ogni giornata o ogni due e commenteremo insieme il weekend sportivo di pallacanestro che si concluderà. E analizzeremo i risultati, le prestazioni e le squadre e tanto altro. E lo faremo ogni settimana con un ospite diverso. Soprattutto con voi che commenterete questo video sul nostro canale YouTube non appena uscirà. Prima di iniziare vi ricordo di ascoltare il nostro podcast su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. E approfitto per dirvi che questa settimana uscirà una nuova puntata del nostro podcast. E quindi vengo a fare la presentazione dell'ospite che vedete al mio fianco. E non posso che non fare una presentazione degna di nota, perché la persona che vedete accanto a me è stato un collaboratore di Basket Italy per 8 lunghi anni, oltre che un grandissimo appassionato di basket della sua Rayer Venezia, che più tardi vi saprà raccontare. Quindi è un onore per me oggi presentare a tutti voi Achille Madi. Ciao a tutti, per me è un piacere. Basket Italy, ho dato tanto a Basket Italy, ma Basket Italy mi ha dato tanto nei miei 8 anni con voi, quindi per me è un piacere, un onore partecipare a questa puntata e un saluto a tutti. Il piacere nostro, Achille. Dunque partiamo subito con la nostra chiacchierata sul weekend appena trascorso di basket e partiamo subito parlando delle scarpette rosse dell'Armani Milano, che da oggi, insomma da ieri sera, è sola in testa alla classifica di NBA. Brindisi invece è la quarta vittoria di fila, Sassari cade in casa contro la Leonessa Brescia. Achille, vengo alla prima domanda di questa nostra chiacchierata. Sono passate 5 giornate dall'inizio del campionato. Che bilancio tracci dopo queste prime 5? Innanzitutto traccio un bilancio provvisorio, perché siamo appena dopo 5 giornate, siamo ancora a ottobre, quindi è un campionato in forma embrionale, quello 2021-2022, ed è un campionato che sulla falsariga praticamente dell'anno scorso, con Milano in testa e Virtus Bologna insieme le due grandi favorite alla vigilia del campionato, che stanno dominando il campionato, anche se abbiamo visto domenica mezzogiorno la sconfitta della Virtus Bologna in casa della Javi Napoli. È un campionato che, prima di tutto, voglio cominciare a dire che sono contentissimo di vedere il pubblico al palazzetto dopo aver visto l'anno scorso. Non so se ti è capitato di essere presente a Masnago l'anno scorso, te Nicolò, di vedere il pochissimo pubblico, anzi arene vuote, palazzetti vuoti, quindi in attesa che arrivi questa benedetta 100% di capienza, esatto. Quando entreranno anche le tifoserie, quelle organizzate, diciamo gli ultras, diciamo che in attesa siamo veramente molto contenti di vedere dei palazzetti pieni, dei palazzetti per il 60% di capienza, in attesa di quel 100% di tornare alla normalità. Prima di tutto voglio precisare questo. Un bilancio che traccio, che la classifica rispecchia l'andamento di questo campionato, che siamo ancora, ripeto, una fase embrionale dove Milano è davanti e Bologna e non più la sorpresa New Basket Epic Casa Brindisi, mi viene da dire New Basket perché è il nome della società, Epic Casa Brindisi, sono lì davanti. Poi c'è Sassari, Trieste, Reggio Emilia, Treviso, insomma. È un campionato che si sta definendo, seppure siamo ancora a un sesto di campionato. È ovvio che sta cominciando anche con il doppio impegno europeo, con diverse squadre impegnate, con Milano in Eurolega che deve ancora perdere una partita ed è l'unica imbattuta, se non sbaglio, insieme al Barcellona, e la Virtus Bologna, grande favorita per conquistare un posto in Eurolega in questa edizione della 7 Days Euro Cup. Per il resto, diciamo che il doppio impegno si farà vedere per tante squadre.
E quindi siamo ancora all'inizio, però è un bilancio molto, molto provvisorio. Ci sono squadre un po' con un andamento difficile per quanto vedo la tua Varese, un po' la Fortitudo Bologna, un po' Pesaro, però siamo ancora all'inizio, quindi è tutto ancora da delineare. Esatto, io riprendo la domanda che mi hai fatto poco fa. Sì, l'anno scorso ho visto una partita contro Una. appunto Brescia, che è stata la prima partita anche di quest'anno, vinta anche lo scorso anno, e poi diciamo il buio, diciamo. Hai avuto la fortuna di vedere Luis Scola in Ho azione? visto Luis Scola una volta sola, adesso lo vedo ancora, però in giacca e cravatta. Diciamo che si sta parlando molto nelle ultime ore quello che sta succedendo a Varese. Diciamo Sì, che è diciamo. una situazione molto, molto difficile. Immagino che tu ne sappia già qualcosa, ma ne Esatto, sai una più di me. situazione Ne sai più di me. parecchio caotica, diciamo che oltre a perdere di 40 abbiamo perso anche il general manager che purtroppo si è dimesso. Vabbè, ma ci torneremo poi su Varese, Esatto, ci torneremo dopo. ne parleremo più avanti. Io passerei adesso alla notizia di giornata, senza ovviamente nulla mancare a chi sto per introdurre. La notizia di giornata è chiaramente questa Gevi Napoli che batte il campione in carica della Virtus Bologna in casa, proprio spediti da da un enorme Palabarbuto che ha spinto i suoi beniamini alla vittoria. Però c'è un però, perché adesso la Gevi Napoli ha vinto, ma dalla prossima partita dovrà fare a meno del proprio playmaker, che forse è anche l'uomo centrale degli uomini di Coach Sacripanti, Josh Mayo, che, come abbiamo detto prima, conosco anch'io perché ho giocato a Varese un anno fa. Quindi ti volevo chiedere, quanto ne risentiranno gli uomini di Sacripanti dell'addio del proprio playmaker? Beh, parto dicendo, prima di tutto, sul discorso iniziale che ti ho risposto sulla prima domanda, diciamo che ci ha messo molto del suo il pubblico del Palabarbuto a spingere la Gevi Napoli Basket a vincere contro la Virtus Bologna, e seppur in un orario abbastanza difficile per giocare, che è mezzogiorno di domenica. Diciamo che quell'impegno, quell'orario e soprattutto il fatto di giocare davanti a un pubblico molto caldo, quale quello di Napoli, del Palabarbuto, ha spinto veramente molto la squadra di Pino Sacripanti. Detto questo, Josh Mayo, a quanto ne so, a quanto posso dire io, è un giocatore che diciamo che chi lo sostituirà avrà un peso molto difficile nella Napoli, visto che lui è stato il cardine anche lui della Napoli che è stata promossa l'anno scorso, la stagione scorsa ai danni della, se non ricordo male, della Udine nella finale playoff del girone, adesso non mi ricordo più Il girone di praticamente, A2, la vabbè. di A2 comunque di un girone colorato, ecco, sicuramente interverranno i tifosi a ricordarlo. Comunque sia, penso che Josh Mayo è stato un giocatore che a 34 anni ha un fisico praticamente che le triple, praticamente una gittata molto importante, una petta, come si suol dire, da fuori, e l'abbiamo visto a mezzogiorno domenica. È un giocatore difficile da sostituire. Radiomercato, o meglio, i siti cominciano a parlare di un certo Lamar Peters, che è un giocatore che, o almeno sono i rumors di mercato, praticamente un giocatore uscito dai Bulldogs, se non ricordo male, dei Bulldogs di Mississippi State, che ha giocato l'anno scorso col Bursaspor, tra parentesi, Bursaspor sarà la prossima rivale della Reyer in questi giorni in Eurocup, e penso che Josh Mayo sarà un difficile giocatore da essere sostituito. Dipende, ripeto ancora una volta, da quanto Napoli potrà investire su questo nuovo giocatore. Si parla appunto di questo Lamar Peters che ha giocato l'anno scorso col Bursaspor, e si attende una decisione da parte di questo giocatore riguardo all'interesse della società del presidente Grassi. Detto questo, Pino Sacripanti ha lasciato parole di elogio riguardo a Josh Mayo, riguardo alla sua partenza, anche perché sono decisioni, problemi familiari che ha lasciato la squadra, quindi ovviamente tutte le scusanti giustissime del caso.
però ha lasciato delle parole veramente di elogio verso il giocatore, verso la società, e quindi una vittoria molto importante domenica contro la Virtus, per molti tratti inaspettata, che però secondo me è arrivata, ripeto ancora una volta, grazie all'aiuto di un pubblico molto caldo come quello del Palabarbuto. E secondo me questo influenza potrà aiutare anche la Gianni Napoli per conquistare una salvezza che si spera per i tifosi del Napoli Basket, ovviamente, possa arrivare con tranquillità. Però, ripeto, lui è stata una vicenda un po' da libro cuore la partita, non so se l'hai vista, Nicolò, perché sì, sono sì. È arrivato la sua tripla nel finale, soprattutto anche i suoi tiri liberi alla fine, oltre a quelli di Frank Elegar, che ha sancito la vittoria sulla Virtus Bologna. E quindi, secondo me, non so se arriverà questo Lamar Peters, però dipende tutto da come Pino Sacripanti, che è un buonissimo allenatore, che decide tanto sulla difesa, decide tanto sul gioco organizzato, come potrà impostare la squadra, impostare il nuovo arrivato, sicuramente. Esatto, io, come rispondo alla tua domanda, ho visto anch'io la partita, ero sbalordito dalla prestazione di Napoli, perché no, vedevo che spingeva parecchio, vedevo che era una squadra, ne avevamo parlato con Sergio la prima puntata di questo talk, che il Palabarbuto sarà un palazzetto complicatissimo, e l'abbiamo ripetuto poi con Jacques. Nelle puntate dopo mi ha stupito però anche tutto il resto, diciamo, tutto gli altri giocatori. Il contorno giocatori. Intendi? Cosa? Il contorno dei giocatori, della squadra. Sì, gli altri giocatori al di fuori di me, ho visto... Sì, diciamo questo... che finora sta, diciamo che non... Ho sentito anche le dichiarazioni di Jacques nella due puntate fa, che ho sentito praticamente che il Palabarbuto è una... che la società della Gianni Napoli Basket ovviamente non fa voli pindarici, cerca una posizione di stabilità all'interno della Serie A e soprattutto cerca di spostare la zona geografica insieme alla New Basket, insieme all'Epic Casa Frindisi. New Basket sarebbe il nome della società, però ripeto sempre New Basket, praticamente insieme alla Pigasa Brindisi nelle squadre del sud, quindi è importante per Napoli, importante per la Serie A ritrovare un pubblico caloroso quello come quello di Napoli, però diciamo che in questo momento, stavo dicendo, sta mancando un po' Jason Rich, che è stato l'ago della bilancia nella stagione 2000, se non ricordo male, 2017-2018, è stato anche l'MVP sotto la guida di Pino Sacripanti. Quando era la Sidigas Avellino. Esatto, con la Sidigas Avellino, quindi in questo momento sta mancando un po' lui. Per il resto è una squadra Napoli Basket con un buonissimo playmaker come Vilicka e... un esplosivo McDuffie, ecco. Elegar, e quindi è una squadra che secondo me saprà fare il suo in questo campionato e lo sta già dimostrando. Esatto. Bene, allora passiamo al prossimo argomento, ora veniamo alle note un po' deludenti, quelle più... cosa? Quelle dolenti, insomma. Quelle dolenti, esatto. Ovvero parliamo delle sconfitte di Sassari, Varese, Fortitudo, Cremona, Pesaro, Trento e Tortona. Poi parleremo magari di Varese più approfonditamente, come detto precedentemente, però ti volevo chiedere quale di queste otto squadre che ha perso ti ha lasciato più perplesso. E perché proprio Varese? No, aspetta, io direi che il 99% delle persone ti rispondano la pallacanestro Varese, quindi il meno 39 che ha subito in casa contro Reggio Emilia. Però vorrei approfondire un'altra cosa, la sconfitta di Sassari in casa contro Brescia. E lì mi ha sorpreso abbastanza le Clemons e Battle, che in questo momento non stanno ingranando in casa Dinamo. È una squadra che ha perso di 11, 65-76 contro Brescia, che è stata spinta da un ottimo Mitro Long, che ancora è andato in onore di tripla doppia, sfiorato con 6 assist, però 10 rimbalzi, 17 punti, e un buonissimo Amedeo Della Valle. Ecco, io direi che quella è stata una partita che mi ha sorpreso, perché un pochino più di Varese, ovvio che nelle dimensioni tutti guardano al punteggio che ha subito Varese contro Reggio Emilia, che nessuno si sarebbe aspettato, però io vorrei approfondire questo, visto che Sassari parte come, scusate ancora, la quinta, sesta forza del campionato, una squadra a playoff, e quindi mi ha sorpreso molto quel risultato, una squadra che
Barnell, Benz, su una squadra che sta facendo anche le coppe europee e che deve ancora, ritornando al discorso iniziale, amalgamarsi e tornando in una situazione un pochino più stabile. Ecco, non mi sarei aspettato quindi la vittoria di Brescia, perché si parlava 3 giornate fa di Brescia deludente, una crisi di giocatori che non seguono il coach Alessandro Magro, che ci sono di buonissimi giocatori, però che non stanno rendendo come dovrebbero. Invece ha trovato questo Mitru Long, Kenny Gabriel e Amedeo Della Valle, che il suo l'ha sempre fatto, e quindi ha tentato 13 triple, però dai, ha fatto dei punti importanti e appunto è riuscito a trovare la quadratura del cerchio, ecco, diciamo così. È ovvio che, tornando al discorso Varese in casa contro Reggio Emilia, nelle proporzioni, per tutto il resto delle persone, non si aspettavano questo meno 39. Tu l'hai vista, tu sicuramente, Nicolò, l'hai vista, non so se dal vivo, quindi per prima, quanto prima. Riguarda, secondo me i fischi sono stati anche giusti, e per me non mi sarei mai aspettato anche le dimissioni di Conti, però è una sconfitta secondo me molto larga, una squadra che ho visto pochi tratti del secondo tempo, e in quel momento Varese è stata una squadra, sembrava una squadra allo sbando, ecco. Esatto, perché diciamo che la terza sconfitta su 5 è così pesante, perché abbiamo perso di 41 contro la Virtus, abbiamo perso malamente a Cremona, abbiamo perso malamente ieri, che andiamo a prendere 40 punti contro una squadra che sulla carta se la gioca con noi, perché non credo che Reggio Emilia abbia qualcosa in più di noi, cioè siamo lì. Sta facendo le coppe europee, diciamo che ha in questo momento una squadra che ha fatto la trasferta, se non sbaglio, in settimana contro il, adesso non ricordo il nome, della squadra russa, ed sta facendo le coppe europee, ed è una squadra che sta migliorando molto sui punti dalla base della regia di Cinciarini, una squadra con Rizevicius, con un buon centro, buonissimo, non proprio, però buon centro come Hopkins, è una squadra che sta dando molti frutti, e penso che chi più di Attilio Chiaia sia stato contento della partita. Alla fine ne ha avuto anche qualcosa da ridire nei confronti del dirigente, non ha avuto niente a ridire, come ovvio che sia, nei confronti del popolo della pallacanestro varese, verso cui penso si sia sempre comportato bene, però ha avuto qualche parola di troppo nei confronti, no parole di troppo, qualche lamentela, ecco, diciamo così, nei confronti del dirigente Conti, con cui appunto che si è dimesso pochi minuti dopo la fine della partita, ha annunciato le sue dimissioni. Esattamente, quindi un bel casotto in casa Varese, diciamo che comunque andare a perdere di 40 contro una squadra che comunque, cioè per dire, Strautins, che era l'anno scorso da noi, a momenti lo tenevamo, ieri ci ha fatto 10 punti solo il terzo quarto. E è stato proprio determinante uscendo dalla panchina. Poi menzione d'onore per Andrea Cinciarini, perché ieri, cioè, ha fatto vedere come lui è un sempreverde, nel senso, malgrado l'età. Sta viaggiando a 10 assist di media, diciamo che sta trovando quella continuità di rendimento che giocoforza non ha avuto all'Olimpia Milano, perché occupata da altri giocatori, da altri compagni, perché in questo momento sta arrivando molto lentamente, spero per lui, alla fine della carriera, e trovandosi a Reggio Emilia penso che si stia trovando molto bene. È ritornato quando era marcata, sponsorizzata il Simbon, e adesso è ritornato alla Una Hotels, sempre pallacanestro reggiana, ed è una squadra che sta facendo il suo bene. Esatto, diciamo tutto che qui, vedendolo dal vivo, quindi ti confermo la domanda che mi hai fatto prima, che ero presente alla Reggia Arena, proprio dove vedevi che proprio Cinciarini portava a scuola tutti i 10 giocatori che sono stati referto di Varese, cioè è stata una cosa pazzesca, pazzesca sotto il punto di vista di Cinciarini, ovviamente positivamente. Ho notato anche una cosa che voglio purtroppo sottolineare per la pallacanestro varese: c'è stato verso il finale, se non ricordo male, il pubblico di Masnago che ha intonato il coro Attilio Chiaia. Più di una volta, più di una volta. Più di una volta, e quindi
Quindi non penso che il coach Vertemati si sia sentito molto in... per quello. No, infatti sono arrivate contestazioni anche per lui, perché di solito non sto ovviamente qua a ripetere le classiche contestazioni che si fanno quando la squadra non gira. E oltretutto, verso la fine della partita, alcuni tifosi presenti in curva hanno cominciato a tifare per Reggio. Per dire, quando eravamo lì, 97, è stata 98... una situazione molto brutta. Immagino che la città Giardino, soprattutto la Pallacanestro Varese, penso che ci sia stato uno dei momenti più brutti, uno dei momenti brutti della recentemente sportivi. Esatto, esatto. Per dire, come dicevo precedentemente, poi chiudiamo su Varese. I tifosi incitavano il 100 quando Reggio Emilia era lì, 97, 98, 99, fino ad arrivare 100, 100, il classico. Bene, allora io direi che possiamo chiudere per quanto riguarda le partite che le altre squadre di LB hanno perso, per fare un'analisi. E visto che ho l'onore di avere tu qui con me presente, direi che è arrivato il momento di focalizzarci sulla Reyer Venezia. E quindi vengo alla domanda. Abbiamo visto la Reyer Venezia fare una brutta partita contro Armani Milano, poi mi saprei dire. Sì. Si è ripresa la propria rivincita ieri contro la VL Pesaro. Cosa mi sai dire di questa partita e anche della partita contro Milano, se vuoi? Allora, inizialmente posso dirti che a me ha ricordato questo inizio di campionato, quindi comprese le sconfitte contro la Virtus, quella pesante, quella nel derby contro Treviso, e quella molto pesante anche contro Milano, ha ricordato l'inizio della stagione 2016-2017. Una tosse praticamente mi sta un po' sconvolgendo in questa diretta. Comunque sia, è il bello della diretta, anche il brutto. Comunque sia, io penso che sinceramente la Reyer sta attraversando un periodo, come ho detto inizialmente, di un nuovo corso, perché sinceramente sono arrivati nuovi giocatori, sono partiti diversi giocatori, e penso che la situazione sia ancora embrionale, una fase embrionale dove la Reyer ha una situazione di dove De Raffaele è un sistema di De Raffaele, dove la squadra deve ancora cominciare ad amalgamarsi, deve ancora cominciare a costruirsi e deve ancora cominciare a fare un suo percorso di crescita. La situazione è semplice, praticamente la Reyer ha avuto un nuovo ciclo, ho fatto questo nuovo ciclo dalla partenza di diversi giocatori, e penso che le sconfitte con Milano e con la Virtus Bologna precedentemente, e ovviamente anche nel derby con Treviso, abbia confermato che debba ancora amalgamarsi e deve entrare ancora i nuovi giocatori, devono entrare anche nel sistema di De Raffaele. Ed è una cosa che deve maturare nel corso della stagione. Uno su tutti, io penso, Tarik Filip, che è un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto bene al Tofas Bursa, però in questi momenti sta ricordando l'inizio di Marquez Sainz del 2016. Era un giocatore, Marquez Sainz, all'inizio della stagione 2016-2017, che era in una situazione veramente molto deficitaria e per molti sul rischio del taglio insieme a Jamel Huggins, se non ricordo male, e la Reyer era partita 3-3 in campionato. Tutti dicevano questa Reyer è in crisi, questa Reyer non inciderà, questa Reyer lotta per cercare la salvezza, per evitare la 2, e poi alla fine abbiamo visto tutti che stagione è stata la 2016-2017 con la vittoria dello scudetto e le Final Four di Champions League raggiunte. Io non voglio dire che questa stagione possa ritornare come quella, però De Raffaele ha sempre avuto camaleonticamente la situazione sempre da trasformarsi in una squadra di mettere la difesa e nel tiro da tre concedendo poco agli avversari. Penso che la Reyer debba ancora avere una piccola crescita a questo punto di vista, e penso che giocatori come Philip, come Sanders, come
mettiamoci Ecodas come i nuovi praticamente, devono ancora integrarsi. Ovvio che il passo è molto breve, perché contro Pesaro, contro una squadra che ha visto l'esordio del coach Luca Banchi, è sempre stato difficile affrontare le squadre che hanno un nuovo coach, quindi una nuova partita, un nuovo esordio, e quindi quando metti un nuovo coach al posto di, ha messo il nuovo coach al posto di Jaza Petrovic, ti pensi, questa partita è difficile, perché non puoi pensare di vincerla di 50 punti, come di uno, bisogna vincerla, bisogna convincere. Per 25 minuti è stata una partita dove la Reyer ha sofferto, ha toccato il meno 17 sul 34-51, e lì in zona stampa ci siamo detti tutti, è una situazione dal quale la Reyer deve uscire con intensità, deve uscire qualcosa. Philip è stato panchinato, si è messo a tifare, l'ho visto a pochi metri, che si è messo a tifare il più in alto, in più in piedi praticamente sulla panchina, a tifare i suoi compagni, e là la Reyer l'ha ribaltata ovviamente con Mitchell Watt, che ha segnato 30 punti, ma con Andrea De Nicolao, con Austin Day, con Julian Stone, con l'energia di Julian Stone e con Stefano Tonut, e con l'unico nuovo che ha convinto è stato Michele Vitali, che ha fatto una buonissima difesa, tralasciando il fatto che Pesaro ha giocato una partita incredibile per 30 minuti, ha carezzato la vittoria, era più 17 al 25esimo, ancora più 12 all'inizio del 31esimo, la Reyer l'ha cambiata con la difesa, con intensità. E da questo devi partire per questa stagione. Ovviamente far soffrire la Virtus Bologna e l'Olimpia Milano nel corso della stagione sarà difficile, però sia la Reyer, e ci metto l'Epi Casa Brindisi, e ci metto, mettiamoci anche la Dinamo Sassari, forse la Pallacanestro Reggiana, devono far soffrire le altre squadre, e questo le squadre, la Virtus Bologna e la stessa Olimpia Milano, però devono fare quel senso di continuità, di crescita all'interno di una stagione che sarà lunga. Io penso che la vittoria di Pesaro contro Pesaro sia stata difficile, perché recuperare un meno 17 è stata una vittoria batticuore, però ce ne vuole per durare fino a giugno, e quindi è stata e sarà molto lunga la stagione. Esatto, quindi diciamo una super gara della Reyer, che diciamo che ha vinto due gare, nel senso la prima gara... Sì, esatto, è stata due gare in una gara batticuore, e come ti ho detto prima, che ha ricordato quella stagione 2016-2017, mi ha ricordato a un certo punto la partita con Pistoia del 2016, che si è giocata la settima giornata, la Reyer era 3-3, all'intervallo contro Pistoia... All'epoca era Giorgio Tesi Group, se non ricordo male, la Pistoia Basket, che adesso è in A2, e la Reyer si è trovata all'intervallo sotto di 9, confusa, senza idee, ed è stata fischiata al Palatagliercio. In quel momento ci siamo detti tutti, qua c'è bisogno della scossa. Nel 2016 la Reyer, caso vuole che ha trovato 10 vittorie consecutive, quella stagione, nel 2016-2017, ha avuto 11 vittorie consecutive in campionato, ed è stata la vittoria che ha deciso la stagione per molti versi. Ora non voglio dire che questa vittoria contro Pesaro possa significare lo stesso, però deve essere un trampolino di lancio per molti giocatori, per la squadra. Quindi sarà difficile, perché Pesaro, con tutto rispetto, non è squadra d'alta classifica, però ha dimostrato, ha fatto capire alla Reyer che è venuta al Taliercio per giocarsela, è venuta al Taliercio per far capire che, per difendere con un Carlos Delfino, chapeau, giù il cappello, perché sinceramente ha giocato una partita veramente eccezionale, però quando la Reyer ha alzato l'intensità nell'ultimo quarto, là c'è stato poco da fare. Finalmente la Reyer ha saputo difendere, ha saputo mettere l'intensità e ha trovato un ottimo Mitchell Watt soprattutto. Esatto, quindi approfitto che l'hai appena menzionato, Mitchell Watt, perché nella partita di ieri ha fatto la bellezza di 30 punti, 7 rimbalzi, e addirittura ci ha messo dentro anche un assist, giusto per non farsi mancare niente. E tre stoppate. Esatto, con 37 di valutazione. Quindi mi viene da pensare che
la vittoria della Reyer è passata tanto, se non tantissimo, dalle manone di Mitchell Watt. E quindi ti chiedo, quanto è determinante, o è stato determinante per la partita, ed è determinante per la squadra di Walter De Raffaele? Allora, prima di tutto, non stiamo facendo la diretta domenica, non stiamo facendo la diretta lunedì, la partita si gioca il sabato, comunque. Ah, comunque sì, stai tranquilla. Comunque sia, beh, Mitchell Watt sta dimostrando che in questo momento di essere uno dei centri, ma non lo sta dimostrando solo adesso, lo sta dimostrando da anni, di essere un centro veramente molto competente, molto competitivo. Ripeto, quando è connesso. È lo stesso discorso che si fa con Austin Day. Per molti versi, diciamo, è una mia opinione personale, Mitchell Watt, secondo me, è il cardine della squadra ed è più il suo ruolo, come ovvio che sia, perché la posizione playmaker centro è la base di ogni squadra di pallacanestro. Il suo ruolo, secondo me, in mio modo di vedere, molto misero, tra virgolette, è più determinante rispetto a un Stefano Tonut o allo stesso Austin Day. Ti spiego meglio. Diciamo che il centro, Mitchell Watt in questo caso, è cresciuto tantissimo negli ultimi anni rispetto a quando giocava con la Juve Caserta o rispetto a quando giocava con l'Alba Berlino. È cresciuto l'impostazione di polpastrelli, di sensibilità. Ha un tiro da una media distanza che è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, meritava, a mio modo di vedere, poi non l'ha vinto, il premio di MVP della regular season 2018-2019, però è stato beffato a Drew Crawford. E però, secondo me, è un giocatore che sta avendo una ha avuto una crescita esponenziale in quel corso, nel corso della stagione. E quando è connesso e non si carica di falli, è uno dei centri migliori d'Italia, per non dire d'Europa, nel senso che è un giocatore che merita l'Eurolega ed è un giocatore soprattutto che è da anni alla Reyer. Facevo un ragionamento poco prima di cominciare questa diretta. Mitchell Watt è il terzo giocatore dietro a Michael Bramos e, anzi, dietro a David Moss e Michael Bramos come il giocatore straniero con più lunga militanza attualmente nelle squadre italiane di Serie A. Ovviamente stranieri, quindi non metto Toto Forrai, Juan Manuel Fernandez, Giancarlo Ferrero. Giancarlo Ferrero è italiano, dai! Quindi non mettiamoci quei nomi italiani, simili passaportati che sono da anni nelle città, quindi Toto Forrai, capitano eterno, che ha fatto una grande partita contro Treviso domenica, e ci mettiamo anche Juan Manuel Fernandez, che non è, non è il capitano, no, dopo Coronica, se non sbaglio il capitano è Cavaliero a Trieste. Comunque sia, parlo di Mitchell Watt con una lunga militanza alla Reyer, dal 2017, se non ricordo male, alla Reyer, e sono 4 anni, saranno 5 stagioni, ed è un giocatore che a Venezia si trova benissimo, è un giocatore che ha un atletismo, una fisicità incredibile, ha polpastrelli da pianista quando è, ripeto, connesso, non si carica di falli, perché l'ho visto più volte dove ha avuto problemi di falli e non riesce a concentrarsi contro i diretti avversari. Però, per quanto vedo e ho visto soprattutto sabato contro Pesaro, ha giocato veramente, con l'uscita soprattutto di Tyreek Jones, ha spadroneggiato, è arrivato a 30 punti ed è un giocatore molto determinante in questa Reyer. Ripeto, può esserlo anche più di Tonut e Austin Day, perché in Eurocup sta dimostrando, ha dimostrato con la doppia doppia contro Burg di essere un centro validissimo, e lo sta dimostrando da anni nel sistema di Walter De Raffaele. Poco, diciamo che poi se ci mettiamo i compagni che lo sanno come trovare, allora sotto canestro anche lui ne ha beneficiato, qua bisogna ammetterlo, beneficiato tantissimo del passo zero, ed è un giocatore che sotto canestro ha trovato che trova coordinazione, che sa come trovarsi sotto canestro a battere gli avversari, e finché dura lui, diciamo che dura la Reyer.
È ovvio che però nei sistemi di Walter Raffaele, ritornando anche al discorso precedente che mi facevi e che ti facevo, penso che sia una situazione molto, molto in evolvere anche della Reier, e tutto dipenderà da come starà Watt, da tutto come da starà diversi giocatori, si vedrà anche nelle prossime partite. Ok, direi un'analisi perfetta fatta da te. Perfetta no, diciamo che ci sono... Ci sono persone che ne sanno più di me, quindi persone che hanno molta più parola in merito. Però diciamo che nel mio piccolo io vedo questo. Questo direi perfetto, perfetto. Bene, allora siamo arrivati a conclusione della nostra chiacchierata. Io vi rimando a ascoltare il nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Approfitto per ricordarvi che domani uscirà una nuova puntata, e non posso che ringraziare il mio ospite, che è stato un signor ospite, una persona veramente valida che ne sa di pallacanestro, quale Achille. Achille, vuoi dire qualcosa in chiusura? Sì, voglio ringraziarti Nicolò per avermi invitato, rivolgo un grande saluto a tutti i colleghi, mettiamo colleghi di Basket Italy, è stato un piacere... Sempre questa tosse che rompe. È stato un piacere partecipare, è stato un piacere parlare e mi sono trovato molto bene con voi, quindi vi auguro sicuramente le migliori fortune, tutto qua. Quindi diciamo che ti aspetto per le prossime puntate, quando avrai voluto. Non lo so, dipende se agli ascoltatori e chi visioneranno questo video e lo ascolteranno, sarò piaciuto, però chi può dirlo? Esatto. Dipende tutto da loro, non posso giudicare io. Esatto, bene. Allora direi che possiamo chiudere. Io ringrazio gli ascoltatori quando finiranno di vedere questa puntata e ringrazio te. Alla prossima!